Chi fa da sé fa per tre. Dopo il sopralluogo dei vigili urbani e nessun provvedimento preso per mettere in sicurezza il tombino totalmente divelto, un commerciante della zona, per delimitare il pericolo per automobilisti e centauri, ha pensato di mettere un grande contenitore dell'immondizia per scongiurare il peggio. Questo nuovo metodo per delimitare il tombino divelto lo abbiamo trovato in via Filisto, un po' prima del cinema, tra lo stupore dei passanti per quell'inconsueto contenitore dell'immondizia quasi al centro della carreggiata, ma che probabilmente ha evitato qualche brutto momento a qualcuno che transitava da lì con auto e moto e ha anche evitato di danneggiare seriamente il proprio mezzo. I vigili non sono stati. Come? I vigili sono già stati. Abbiamo chiesto lumi ai commercianti della zona e hanno risposto che ieri mattina i vigili della municipale avrebbero eseguito il sopralluogo, ma nelle ore successive nessun provvedimento preso per riportare la strada in sicurezza o almeno delimitare il problema. Nel tardo pomeriggio, quindi, la scelta di qualcuno della zona di posizionare l'ostacolo. Ci si chiede come, dopo un sopralluogo effettuato, si possa lasciare in questo modo una strada cittadina così trafficata. I siracusani quasi ogni giorno richiamano l'attenzione su buche immense e strade trascurate e forse si sono pure rassegnati all'idea di interventi tempestivi che non arrivano mai, e questo è il risultato di provvedimenti presi in assoluta autonomia.